Salve bella gente, benvenuti in un nuovo video, un video un po' nuovo, tipologia nuova, perlomeno per me. Proviamo un nuovo materiale insieme. Allora, oggi ci riprovo con lo sfondo. Ho cambiato qualche impostazione, dovrebbe funzionare. Comunque, a parte questo, ultimamente mi è stato regalato un set molto molto figo che non avevo provato mai nella sua totalità, in realtà. Sto parlando del Graphite Line Technalo set di Carandash. E in realtà un paio di queste matite le ho provate già l'anno scorso, ma le ho provate giusto un paio di volte. E nulla, oggi queste le proviamo insieme. Allora, il set è composto da quattro matite di grafite solubile all'acqua, quindi acquerellabili, di cui tre sono di grafite normale, di diverse morbidezze, cioè una B, una 3B e una 6B, se non sbaglio, e altre tre sono di grafite tonalizzata, cioè quella tendente al verde, al blu e al rosso. Oltre a questo c'è una brush pen conservatorio dove ci va messa l'acqua ed è utilissima in alcuni casi. Non l'ho mai utilizzata una brush pen di questo tipo, quindi proverò anche quella. Di questa grafite acquerellabile nella variante RGB ci sono anche in formato blocchetto, tipo gessetto, non mi viene il termine purtroppo. In quel caso probabilmente la gestualità può venire un po' più fuori. Questo tipo di matite possono essere utilizzate sia come matite normalissime, ma lì non so se abbia così senso, sia su un foglio asciutto per poi andarle a acquerellare successivamente. Si possono utilizzare su una parte bagnata del foglio in modo che il segno sia più marcato, essendo la grafite solubile, ha sicuramente un effetto grafico diverso. E io l'ho provato ad utilizzare anche bagnando la punta della matita nell'acqua. Non fatelo perché c'è il rischio che si rovinino, specialmente se si bagna la parte di legno. Il segno è un po' più intenso, ma grosse differenze rispetto al segno su una parte bagnata non ci sono, e quindi rischiare di rovinare una matita non so fino a che punto ha senso, ecco. Ho cominciato con il fare qualche test. La durezza delle matite, quelle in grafite, per quanto riguarda la B rispetto alla 3B e alla 6B, si differenzia un po' di più. La 3B e la 6B sono abbastanza più vicine rispetto alla controparte più dura, nonostante sia una B. Queste ultime due sono molto più simili fra di loro, di quanto non lo sia la B rispetto alla 3B. Questa cosa si riflette abbastanza anche quando questo tipo di grafite si va ad acquerellare. La B la trovo abbastanza più chiara rispetto alla 6B e alla 3B, che sono abbastanza simili anche in questo caso. Per quanto riguarda la grafite tonalizzata, delle tre tonalità che abbiamo nel set, quando sono asciutte diciamo che non è molto dissimile dalla grafite classica normale. Queste grafiti tonalizzate mostrano la loro pigmentazione, la loro tonalità quando le si va a bagnare. Ho provato anche a fare dei segni sulla carta già bagnata. Da questo punto di vista ho trovato le grafiti di colore classico un po' più difficili da attivarsi con l'acqua. Quindi il segno su una carta già bagnata è molto più interessante. Quello delle grafiti tonalizzate rispetto a quelle delle grafiti normali. Fra le Technalore RGB, ho trovato anche delle differenze di morbidezza della mina, sia sull'asciutto che poi sul bagnato, ma questa differenza un po' si assottiglia, secondo me. Le grafiti più morbide sono la blu e la verde, mentre quella che tende al rosso mi è risultata un po' più dura. E anche a livello di pigmentazione, forse quella blu è quella che dà il meglio di sé, dove il colore si nota un po' di più, mentre quella verde diciamo che è quella che è molto più simile a una grafite normale in questo caso. Ho provato prima a realizzare un busto con solo la grafite B, 3B e 6B, e diciamo che forse sono le matite un
pelo meno interessanti in questo set, nel senso che per come realizzo io le cose, specialmente nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, la caratteristica un po' più interessante di queste matite è quando le si va ad utilizzare su una superficie bagnata. In questo caso le Technalo di tonalità classica le ho trovate un po' più di difficile attivazione con l'acqua. Ciò vuol dire che andando su una superficie bagnata non si ha quel tipo di segno che mi aspettavo in realtà. Questo si riflette anche quando si cerca di andare a scurire una parte dove si è andata a diluire il pigmento precedentemente steso. In questo caso mi sono trovato meglio a stendere un bel po' di pigmento su una carta asciutta o comunque aspettando che sia ben asciutta la porzione da trattare e poi andando a sciogliere quella grafite posizionata con la brush pen. In questo caso la campitura e l'intensità l'ho trovata abbastanza più carica rispetto a quando si cerca di andare con la matita su una parte bagnata. Un'altra cosa che ho riscontrato, specie con queste prime tre matite, è stata la difficoltà di sciogliere i segni fatti su una superficie già bagnata o comunque ancora umida. Quindi se necessitavo di ottenere una sfumatura abbastanza morbida o comunque una campitura dove non si vedessero i segni della matita, i risultati migliori si ottenevano su carta pulita, asciutta, stendendo lo strato di grafite e acquerellando o comunque aspettando che la carta sia già asciutta prima di ristendere uno strato di grafite e per poi andarla ad acquerellare. Spero di essermi spiegato bene. Ok, parliamo un attimo della brush pen. La brush pen secondo me è di ottima qualità, non ne ho utilizzate altre in realtà, forse qualcuna veramente in maniera sporadica anni fa, e devo dire che a livello di qualità costruttiva è forse la miglior brush pen che io abbia mai tenuto in mano, considerato ovviamente la mia esperienza limitata in merito a questo tipo di strumento. Ma la plastica che costituisce il corpo principale è davvero solida, e nelle altre che ho usato il corpo era morbido, era di plastica molto scadente, per far sì ovviamente che potesse essere schiacciata e dare in modo all'acqua del serbatoio di dirigersi verso le setole. In questo caso la plastica è rigida e ha alcune parti di plastica di quasi silicone che possono essere schiacciati per far sì che esca l'acqua verso la punta. La trovo una soluzione molto molto indicata e funzionale sia per la rigidezza e la robustezza della brush pen che per quanto riguarda la funzione in sé di spingere l'acqua verso le setole. Oltre al fatto che c'è molto meno rischio di schiacciare involontariamente il serbatoio e quindi trovarsi l'astuccio, il borsello, la borsa, quello che è, bagnati. Parliamo appunto delle setole. Sono molto plasticose, però fanno il loro lavoro, perché questo secondo me, a parte che c'è un'ottima punta, vedremo il tempo come si manterrà questa punta. Purtroppo la qualità di pennelli d'acquerello non è neanche avvicinata da una cosa del genere, ovviamente. Ma a parte questo, il fatto che siano molto plasticose fa sì che il pigmento non ci si aggrappi troppo sopra, quindi è facile pulire anche se non abbiamo a disposizione un barattolo d'acqua, che è appunto la situazione in cui questa brush pen o comunque la brush pen in generale serve e ci viene in aiuto. Detto questo, mi sembra un'ottima brush pen, proverò ad utilizzarla più che altro in giro, perché dove hai la possibilità di lavorare con più comodità non ha senso questa cosa, però non mi sembra male. Come secondo bozzetto invece ho deciso di realizzare un volto, un ritratto, in questo caso di profilo. Ho iniziato con lo stendere il bozzetto, fare proprio tutto il bozzetto con le varie matite e utilizzandole in maniera da posizionare i segni e i tratti pensando a dove volevo che il segno fosse un po' più caldo
e quindi utilizzando la matita tonalizzata più sul rosso e procedendo in questa maniera. Fatto prima il bozzetto, poi sono andato con la brush pen ad acquerellare. Il segno di queste matite rinviene molto più facilmente e questa cosa si è verificata ovviamente anche dopo, quando successivamente alla prima acquerellatura, andando ad agire appunto con queste matite, ho trovato dei segni molto più grafici, molto più intensi rispetto alle prime tre che ho utilizzato, e ho trovato anche che il pigmento di queste matite viaggiasse anche un pelo di più rispetto alle precedenti tre. Queste tre si differenziano rispetto alle precedenti anche per l'aspetto che vi dicevo prima, andando a segnare su una carta umida e bagnata, cercando di rinvernire quel segno, si fa molta meno fatica con queste ultime tre rispetto alle prime che ho utilizzato. Le ho trovate comunque in genere molto più morbide una volta acquerellate, abbastanza più versatili e interessanti proprio per questa loro caratteristica di riattivarsi più facilmente per il segno grafico che lasciano su una parte bagnata. Non aspettatevi dei colori super brillanti e super saturi, perché comunque sono grafite, acquerellabile, tonalizzata, ma è pur sempre grafite. Proprio in merito a questo, alla fine della realizzazione ho voluto provare ad integrare con un unico colore un rosso pirrolo per vedere quale fosse l'effetto di questa integrazione su un bozzetto del genere fatto con questi strumenti. Questo aspetto credo che vada studiato un po' più in maniera approfondita, nel senso che probabilmente questo tipo di strumenti danno il meglio di sé, specialmente le Technalo RGB in questo caso, utilizzate in simbiosi con acquerelli veri e propri. Nei prossimi giorni probabilmente proverò qualcosa, proverò ad utilizzarle su degli acquerelli veri e propri, nella fase in cui ancora c'è il foglio bagnato. Voglio provare un po' di cose, ma secondo me è l'ambito in cui questo tipo di strumento è più interessante da utilizzare. E nulla ragazzi, credo di avervi detto tutto. Domanda classica: voi che esperienza avete con questo tipo di strumento? Avete provato le Technalo? Avete provato altre grafite acquerellabili? Sono curioso di sapere le vostre opinioni in merito, perché la mia è veramente una prima impressione. Le ho provate in maniera un po' più approfondita solo adesso. E nulla ragazzi, grazie di essere arrivati fino a qui come sempre. Se il video vi è piaciuto, valutate l'iscrizione, mettete like, cose solite da YouTubers. E nulla ragazzi, prossimo video, ciao!